Mister Micichè, occorrevano i tre punti oggi in una partita importantissima in vista della zona playoff del campionato col Milena, risultato pieno. Sì, credo che abbiamo sempre noi fatto la gara, la squadra si è espressa al meglio, abbiamo fatto più che altro una partita intelligente, abbiamo subito trovato il gol, poi ci sono state due situazioni nitide che non siamo riusciti a concretizzare, però poi alla fine la squadra si era talmente messa bene in campo che abbiamo rischiato veramente pochissimo, anche se al di là di tutto il Milena ha dimostrato che sa stare bene in campo. Per il resto dico che è un campionato che possiamo dire che nella zona alta ci sono 3-4 squadre che effettivamente sono buone, però ripeto, il Milena è una di queste, siamo riusciti a batterle, andiamo avanti. Oggi Casteltermine ha dimostrato di meritare appieno questa zona playoff. Sono stati forse più i meriti del Casteltermine o i demeriti del Milena quest'oggi? Io credo che Casteltermine da un paio di giornate che dimostra di saper giocare a calcio, che facciamo riferimento anche a qualche partita dietro con l'Embedolina, quando ci siamo trovati sotto i due gol, col Racalmuto, quando ci siamo trovati anche due volte sotto i due gol e siamo riusciti a riprenderla, con l'Embedolina siamo riusciti addirittura a vincerla. Ripeto, stiamo giocando un calcio veloce, un calcio diciamo, che mettiamo in difficoltà, soprattutto le squadre che vengono qui in casa da noi si trovano sempre in difficoltà. Fuori casa siamo riusciti anche a fare il nostro tabellino di marcia anche con i tre punti, quindi credo che, come dici tu, la posizione classifica è ampiamente meritata. Ormai la società non si nasconde più, mira diretta per fare il salto di categoria passando per i playoff. Ma ripeto, bisogna vedere cosa succede ora in queste 3-4 partite del campionato che verranno subito dopo la sosta. Io non ti nego che vedo la squadra che sta giocando bene, quindi non un pensierino ce lo facciamo un po' tutti, però non vorrei esagerare perché comunque sia chi è lì davanti lo merita e sicuramente qualcosa in più di noi ce l'hanno. Però sai, questi campionati non si può mai dire. Noi cerchiamo di fare più punti possibile, poi tireremo le somme. Mister Mattina, seconda sconfitta consecutiva per il Milena, ma forse brucia più l'atteggiamento sbagliato in campo dei suoi giocatori? No, diciamo che abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla gara di domenica scorsa. Loro erano più motivate, ma anche se diciamo nel nostro miglior momento abbiamo subito il gol dell'1-0, poi ci siamo un po' sbilanciati in avanti, per poi nel secondo tempo ho messo la terza punta e abbiamo cercato di recuperare lo svantaggio, abbiamo avuto qualche altra occasione, non siamo riusciti a concretizzare la mole di gioco, poi anche se confusionaria, però abbiamo subito gol in contropiede, per cui si è chiusa la partita. Infatti abbiamo visto anche parecchi errori, forse dovuti anche al campo scivoloso e al campo in erbetta a cui il Milena non è abituato. Sì, il campo già era, essendo bagnato perché pioveva, qualche goccia di pioggia, i nostri giocatori non erano magari abituati come loro, infatti spesse volte si scivolava e non c'era la giusta dimensione con il controllo della palla. Ma non è da addebitare a questo la sconfitta. La sconfitta ci sta tutta, è colpa nostra. Riprenderemo il lavoro giorno 27, faremo le analisi giuste, dopodiché cercheremo partita dopo partita di recuperare qualche posizione. La prossima partita a gennaio, il Milena cambia le sue ambizioni per questo campionato o rimane? No, la dirigenza voleva arrivare ai playoff, ci siamo, per ora ci siamo, chiaramente che vorremmo salire qualche posizione perché sono alla nostra portata, no? Anche se quando giochi gli scontri diretti li puoi anche perdere, è aperto a qualsiasi risultato, per cui siamo quindi, ci teniamo per ora stretti questo posto che meritiamo, perché non dimentichiamo quello che di buono è stato fatto fino adesso. Cercheremo di migliorarci nella mentalità quando affrontiamo queste gare, quelle che ci stanno davanti, poi l'importanza è uscire con il sudore e onesti con noi altri stessi dopo aver lavorato tutta la settimana nei migliori dei modi.
poi il risultato, se è negativo, cercheremo di migliorarci la settimana successiva, se è positivo saremo contenti del lavoro fatto in settimana. Auguro con l'occasione un augurio di buon Natale e buone feste a tutti gli sportivi di Melena e a tutta la città di Melena, nonché al vostro staff che ci seguite con tanta passione. Grazie.